Ora vi portiamo a vedere il cinema più piccolo del mondo con Alberto Cappato. Guardate. Scusate, che cosa avete scelto? Abbiamo scelto un primo piatto. C'è un vero e proprio menù, con il primo, il secondo e il dessert. Non siamo al ristorante, ma al cinema. Anzi, a bordo della Cortomobile, il cinema più piccolo del mondo. Il primo mai realizzato all'interno di un'automobile. E che automobile? Un'Alfa Romeo 2000 berlina del 1974, addobbata come le volanti della polizia degli anni 70, tanto celebrata nei film del genere poliziottesco italiano, con titoli che adesso fanno sorridere. Milano spara, Roma violenta, Italia a mano armata. Il Cortomobile funziona così, si fa la fila davanti all'ingresso di questa bizzarra sala cinematografica su quattro ruote e poi, con 2 euro, si entra, al massimo in 2 per volta, per consumare il proprio menù. Tutto a base di corti. I sedili anteriori abbassati, lo schermo nell'abitacolo, il proiettore appoggiato sul bagagliaio. L'idea è venuta a questo regista fiorentino, che ha trasformato la sua auto d'epoca, comprata nel 2000 in Sicilia da un ragioniere in pensione che la teneva in un deposito, in un cinema. Ho detto sganciamoci dalla distribuzione ufficiale, quindi mi sono creato la mia sala cinematografica viaggiante. Come tutti i cinema, non si può fumare. Certo, magari uno strappo alla regola si può anche fare. Si può sorseggiare una bevanda. Nella Cortomobile si può anche conoscere qualcuno di interessante e magari nella privacy, tirando la tendina, qualche volta ci scappa pure un bacio galeotto. D'altronde il pubblico rimane colpito dall'intimità, da questa grande intimità che si crea entrando nel cinema più piccolo del mondo.